Restano sulla 18 nel porto di Catania i 150 profughi soccorsi in mare lo scorso 14 agosto dalla nave della Guardia Costiera. La situazione a bordo è critica. Il comandante ha chiesto al Ministero degli Interni di autorizzare lo sbarco dei migranti, ma il Viminale ha respinto la richiesta. Sulla vicenda, primi interrogatori a Roma del procuratore di Agrigento con funzionari della Guardia Costiera e del Ministero. E per il caso 18 è braccio di ferro durissimo tra il nostro governo e l'Unione Europea. Dopo il vertice in cui è stata bocciata la ripartizione dei profughi in altri paesi, l'esecutivo minaccia ritorsioni economiche e non intende dare via libera allo sbarco dei migranti. Ma il governo del ministro Moavero prende le distanze dalla linea adottata da Conte e Salvini. A Genova allerta maltempo per pioggia e vento. Sospesi i lavori dei tecnici nella zona del ponte Morandi per il rischio di ulteriori crolli. Solo dopo il via libera dei magistrati si potranno valutare le soluzioni per l'abbattimento di ciò che resta del viadotto. Il nuovo presidente della commissione di indagine del Ministero dei Trasporti nei prossimi giorni sarà nel capoluogo ligure. In Italia sono almeno 1,5 milioni i cosiddetti lavoratori invisibili, quelli che vengono pagati in nero senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale. Sono ignoti al fisco con un danno per lo Stato pari a circa 20 miliardi. I dati si riferiscono al 2017, secondo le stime dell'associazione che raccoglie i consulenti del lavoro, nonostante un lieve calo rispetto al 2016, rappresentano una vera e propria piaga per il nostro Paese. È arrivato questa mattina a Dublino Papa Francesco. Il viaggio pastorale di Bergoglio è molto atteso dopo la rivelazione di molteplici scandali di pedofilia all'interno della chiesa irlandese. Il pontefice ha annunciato che incontrerà le vittime degli abusi e i loro familiari per chiedere scusa, promettendo peraltro di fare luce su quanto accaduto. È già un momento di grandi sfide negli anticipi della seconda giornata di campionato. Nel pomeriggio la Juventus affronta la Lazio nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo davanti al pubblico dello stadium. In serata al San Paolo il Napoli contro il Milan. Sulle panchine la sfida tra Ancelotti e Gattuso, due ex del Milan stellare. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque inizia un weekend in cui il profilo da cui raccontano gli inviati di molte testate giornalistiche, compresa la nostra naturalmente, quella del porto di Catania. Il profilo, dicevamo, è sempre lo stesso: alle spalle la nave 18, a bordo 150 migranti, l'equipaggio, sono bloccati, siamo al sesto giorno, ma ancora più giorni su quel ponte si accumulano se si considera che quello è un salvataggio datato 14 agosto. Lo stallo è evidente dalla giornata di ieri. Bruxelles aveva chiarito che non sarebbero arrivate soluzioni ad hoc per la ripartizione dei migranti, così non è stato. Arriveremo al braccio di ferro duro, durissimo da parte del nostro esecutivo nei confronti dell'Europa, ma innanzitutto con la nostra inviata cerchiamo di capire quella che è la situazione umanitaria, ma a questo punto anche sanitaria, davvero critica, delle persone a bordo. Fateli scendere, data l'estrema criticità della situazione a bordo, autorizzate subito lo sbarco. È il comandante della 18 e la Guardia Costiera, l'intero corpo delle capitanerie di porto, a lanciare questa specie di SOS, a chiedere alle autorità di consentire urgentemente lo sbarco dei migranti soccorsi 10 giorni fa a largo di Lampedusa e rimasti da allora prigionieri sulla nave, una richiesta che non ha precedenti. Adesso è stato inviato ai ministeri dell'Interno, dei Trasporti, della Difesa e degli Esteri, alla Procura Nazionale Antimafia e alle procure di Palermo, Catania e Agrigento. Richiesta che però finora non è stata accolta dal Viminale. Questa mattina una nota: c'è assoluta tranquillità, c'è scritto, la linea della fermezza non cambia, ma qualcosa potrebbe accadere nelle prossime ore, qualche decisione che potrebbe intervenire a sbloccare la situazione. Per i 150 profughi, questo sesto giorno sulla banchina del molo Levante del porto di Catania si è aperto con la preghiera sul ponte. Hanno dormito un'altra notte a terra, sui cartoni. Alcuni sono malati e non capiscono i motivi di questo stallo. Non comprendono perché la nave che li ha salvati sia diventata poi la loro gabbia.
Questo hanno detto a chi in questi giorni è potuto salire a bordo. 130 sono eritrei, poi ci sono somali, siriani, una decina di donne giovanissime che hanno storie di violenze subite e hanno bisogno di visite mediche. Ieri per ore hanno rifiutato il cibo. Una specie di sciopero della fame e una protesta rientrata nel pomeriggio. Questa mattina la fila per la colazione. Queste tre cabine improvvisate montate oggi sono le docce dove si lavano. Sulla nave, trasformata in ostello a cielo aperto, anche i 40 militari dell'equipaggio sono di fatto prigionieri. Nessuno può sbarcare. Il pattugliatore, come si dice in gergo tecnico, è in assetto di navigazione. Non ha mai spento le turbine e i motori, con dei costi non indifferenti. Ieri Salvini ha dichiarato che presto potrebbero avvenire a bordo le operazioni di identificazione e riconoscimento, ma per ora non è accaduto. Dunque, fin qui la situazione sul campo, poi ci sono le trattative, più che di trattative si tratta di vero e proprio braccio di ferro, dicevamo, quella riunione tecnica di ieri sul capitolo migrazioni a livello europeo, non si va avanti con la politica delle minacce, ha fatto sapere Bruxelles, ha rilanciato Di Maio, lo aveva già fatto nella mattinata di ieri, non solo non faremo sbarcare i migranti, non pagheremo, se si andrà avanti così, i contributi che sono comunque obbligo previsto dai trattati, insomma è evidente che il governo vuole fare della 18 un caso esemplare anche di forza e di fermezza, ma è altrettanto evidente che anche l'Unione Europea vuole forzare la mano su quella che resta un'anomalia italiana. E dunque lo stallo resta, la polemica è pesante, che magari l'Italia pagherà poi in sede europea a settembre, quando a trattare bisognerà andare sui margini di manovra. Toni ostili e minacce velate e scontro aperto con l'Europa sulla nave Diciotti, ma anche nella maggioranza sorgono i primi malumori. L'Unione Europea boccia la proposta di redistribuzione su base europea dei migranti recuperati dalla nave della Guardia Costiera Italiana e in attesa a Catania. Il numero di migranti accolti dall'Italia sarebbe nettamente inferiore a quello di altri paesi europei, la posizione di alcuni rappresentanti di 12 paesi europei riuniti ieri a Bruxelles. Fumata nera perciò dall'atteso vertice europeo, in cui non è stata accolta la bozza di dichiarazione congiunta, preparata dalla Commissione, che gettava basi concrete per un approccio agli sbarchi più prevedibile e cooperativo in Europa. Ancora una volta misuriamo la discrasia che trascolora in ipocrisia tra parole e fatti la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se questi sono i fatti vorrà dire che l'Italia ne trarrà le conseguenze, ha scritto su Facebook il Premier. Una linea dura contro l'Europa che ricompatta i leader di Lega e 5 Stelle. L'Italia paga abbondantemente l'Europa, vedremo di pagarla un po' meno, ribadisce Matteo Salvini. Siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all'Unione Europea, vogliono 20 miliardi dei cittadini italiani, dimostrino di meritarseli, attacca Di Maio. In realtà, dai dati messi a disposizione dalla Commissione Europea, emerge che nel 2017 l'Unione Europea ha ricevuto dall'Italia 12 miliardi di euro e ne ha spesi 9 nel nostro Paese. Se l'Italia si rifiutasse di pagare i suoi contributi, sarebbe una violazione dei trattati che condurrebbe a pesanti sanzioni, la risposta che arriva dal commissario europeo al bilancio, Oettinger. Il primo distinguo all'interno del governo arriva invece dal ministro Moavero Milanesi. Pagare i contributi all'Unione Europea è un dovere legale, afferma il titolare degli esteri. L'opposizione intanto si ricompatta, chiedendo di far sbarcare tutti i migranti sulla nave Diciotti. Ci sono 150 eritrei e 43 italiani presi in ostaggio dei post Facebook di qualche ministro. I diritti umani valgono più dei mi piace sui social. Noi siamo l'Italia, non uno Stato canaglia, twitta l'ex premier Matteo Renzi. Quello di Salvini non è un metodo accettabile per uno Stato democratico, incalza in un'intervista al Corriere della Sera Laura Boldrini per Liberi e Uguali. Uno Stato non può prendere in ostaggio centinaia di esseri umani. Uno Stato severo non può essere uno Stato crudele, spiega da Forza Italia Mara Carfagna, intervistata sulla Stampa. Poco fa, sempre via social, un ulteriore rilancio di Salvini che ostenta tranquillità, ha detto: ogni denuncia eventuale per me è comunque una medaglia al valore, e poi ha parlato di prospettive per una soluzione positiva. Perché si fa riferimento anche al fronte giudiziario? Perché anche le inchieste hanno fatto un salto di qualità, per così dire, perché c'è quella di Agrigento che prosegue anche per un passaggio fondamentale a Roma per ricostruire al Viminale quella che è stata la catena di comando e di ordini che ha portato al
mancato sbarco. Poi ci sono le procure che lavorano, quella di Catania, quella dicevamo di Agrigento, e poi gli esposti che arrivano in modo trasversale da più fronti, da semplici cittadini, da associazioni e da partiti politici. Il procuratore di Agrigento è arrivato in procura a Roma intorno alle 11. Luigi Patronaggio sta ascoltando i due funzionari del Viminale ai vertici del Dipartimento Migrazioni e Diritti Civili. Vuole sapere da loro come sono andate le cose sul caso dei 150 migranti bloccati da 9 giorni a bordo della nave Diciotti, da 5 giorni fermi al molo di Levante del porto di Catania senza poter sbarcare. Arresto illegale e sequestro di persona aggravato, pena da 6 mesi a 8 anni di reclusione, che potrebbe trasformarsi giuridicamente nel più grave sequestro di persona a scopo di coazione. Sono queste le formali ipotesi di reato su cui lavora la procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. La procura siciliana starebbe valutando tra i possibili reati anche quello per abuso d'ufficio. Al primo piano di Piazzale Clodio sono in corso gli interrogatori al prefetto Gerarda Pantalone, capo del Dipartimento delle Libertà Civili, e al suo vice Bruno Corda, ex prefetto di Como e con funzioni di vicario, per ricostruire la catena di comando. Insomma, per individuare da chi sia partito l'ordine di non concedere l'autorizzazione allo sbarco dei migranti da giorni in ostaggio, come ha duramente affermato l'Alto Commissariato dell'ONU. Bisognerà capire perché il Viminale non abbia indicato tempestivamente alla Guardia Costiera il porto sicuro in cui far approdare i migranti soccorsi dalla Diciotti nella notte di Ferragosto, in violazione della legge e delle convenzioni internazionali, ma anche perché sia stato impedito ai migranti di poter chiedere asilo. Patronaggio, parli con me, ho dato io l'ordine. Salti pure i passaggi intermedi e interroghi me. Ogni denuncia è una medaglia, ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini, che oggi ringrazia gli uomini della stessa Guardia Costiera. In realtà, da quanto riferito dal comandante della Diciotti, lo stop allo sbarco sarebbe avvenuto solo via Facebook, senza alcuna comunicazione ufficiale. Da parte sua il capo della procura di Agrigento si attiene alle procedure. Se dovessero emergere responsabilità a carico dello stesso Salvini, automaticamente il fascicolo passerà nelle mani del Tribunale dei Ministri. Dopo le audizioni di oggi, Patronaggio in ogni caso vorrà ascoltare anche alcuni uomini della Guardia Costiera. Perché sì, c'è il mare, ma poi naturalmente ci sono anche le rotte di terra, magari avevamo dimenticato quella balcanica che improvvisamente ha preso di nuovo vigore, ci sono ragioni che riguardano anche il controllo di altri stati, ma soprattutto per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia la situazione è una situazione che richiede dal punto di vista del nuovo governatore un impiego di forze maggiori, di pattugliamento che riguarda i confini, ma anche i centri urbani dove magari i migranti restano in attesa di capire quali sono i loro diritti. Non solo i rafforzamenti dei controlli al confine italo-sloveno, l'annuncio ieri del governatore del Friuli Massimiliano Fedriga di allontanare i migranti irregolari da Trieste, c'è anche lo sgombero fai da te del vice sindaco leghista Paolo Polidori, che ieri sera è andato di persona sulle rive cittadine ad intimare ai migranti di allontanarsi perché in quel punto della città non possono stare, gli stranieri non si oppongono. You cannot stay here today, tomorrow and other days. You cannot stay. Parla inglese e poi posta il video sui social network. La Lega mostra i muscoli anche qui, frontiera di terra orientale. Il primo giorno di ispezioni rafforzate al confine italo-sloveno, l'altro fronte dell'immigrazione verso il nord Europa, che arrivano a piedi dalla rotta balcanica lungo i boschi del Carso, ha dato subito risposte. Gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato due passeur, un italiano ed un cittadino croato, accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'italiano è stato fermato mentre accompagnava nel nostro paese 4 cittadini albanesi, il croato invece trasportava 4 cittadini turchi. Tutti gli stranieri a bordo dei furgoni che tentavano di entrare illegalmente in Italia sono stati denunciati a piede libero, è stata richiesta la loro riammissione in Slovenia. Dall'inizio dell'anno sono 26 i passeri arrestati, di questi 2 sono cittadini italiani. Intanto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato sempre via social network che dalla prossima settimana la regione, in accordo con il Viminale, metterà a disposizione anche il corpo forestale come supporto ai controlli nelle aree di confine. Vedremo anche come coinvolgere in questo la protezione civile, dice Fedriga. La risposta è l'allontanamento immediato di queste persone e continueremo in questa direzione.
Il governatore parla di interventi rapidissimi, ma i fatti fino ad oggi in Italia, e attacca le associazioni che aiutano i migranti. L'AICS, che sul territorio si occupa di accoglienza in accordo con la prefettura di Trieste, parla di toni da stadio utilizzati da Fedriga. Il leghista risponde: non pensino di utilizzare l'immigrazione clandestina per fare soldi. Intanto il rafforzamento durerà circa una settimana, poi sarà valutata la situazione in base alle necessità. E ci sono tempi più o meno simili anche per un'altra emergenza, è quella davvero evidente che riguarda Genova, quel che resta del ponte Morandi, le nubi scure su quel moncone, non solo del maltempo arrivato ma anche delle difficoltà di quel progetto di abbattimento che pure arriverà di mezzo. C'è naturalmente il parere che deve arrivare finale della procura diretta interessata naturalmente alla sicurezza ma soprattutto al conservare la prova, perché poi andranno accertate le responsabilità. Il nostro inviato. È il giorno dell'allerta meteo gialla su Genova, sorvegliato speciale quel che resta del ponte Morandi e tutta la vallata con il torrente Polcevera ed i suoi affluenti. Da ieri sera sono stati sospesi tutti i lavori nel greto del torrente, dove restano 1200 metri cubi di macerie delle 5000 presenti il giorno del crollo. Il temporale si scatena alle prime luci dell'alba e si interrompe verso le 8 di mattina senza sollevare allarmi. La zona rossa resta sempre completamente evacuata e testimone ne è quel rettilineo sotto la campata del pilone 10, quello con grado di rischio crollo 4 su scala di 5, come segnalato con urgenza dalla commissione ispettiva del Ministero nei giorni scorsi. Sul futuro del ponte si deciderà nei prossimi giorni. La Procura di Genova potrebbe porre qualche freno alla demolizione. Ciò è dovuto anche al ruolo di un soggetto sotto indagine, la società Autostrade. Quei monconi costituiscono a tutti gli effetti lo scenario del reato. La questione di come maneggiarli o distruggerli è delicata. Il viadotto e le macerie restano ancora sotto sequestro ed il procuratore capo Francesco Cozzi ha ribadito anche questa mattina come l'abbattimento urgente del ponte Morandi debba avvenire solo di fronte ad un rischio per la pubblica sicurezza. In quella che è diventata ormai terra di nessuno potrebbe nascere un ulteriore problema. Dove sorgeva il vecchio scalo ferroviario potrebbero esserci ingenti quantità di Eternit e di amianto. Se ciò fosse confermato, tutta l'aria andrebbe bonificata prima dell'abbattimento del ponte con microcariche. Nei prossimi giorni a Genova è atteso Alfredo Principio Mortellaro, già ingegnere capo dell'ex servizio di sicurezza militare. Sostituirà la presidenza della commissione ispettiva del Ministero, Roberto Ferrazza. La novità di questi ultimi minuti è che l'allerta meteo, che sarebbe terminata a mezzanotte, continuerà sino alle 8 di domattina. Adesso vedete il sole, ma per il pomeriggio dopo le 18 è previsto un altro forte temporale, mentre a preoccupare di più è il vento, che dovrebbe arrivare a soffiare sino a 100 km orari. E questo potrebbe essere davvero un grosso problema per la tenuta del ponte Morandi. Intanto, oggi a Doleggio, in provincia di Novara, si sono svolti i funerali della famiglia Cecala. Christian, Daphne e Crystal erano stati gli ultimi dispersi ad essere recuperati sotto le macerie del ponte una settimana fa. A pochi passi dal viadotto Morandi, Certosa è in parte un quartiere fantasma. Si fa fatica a riprendere la vita di tutti i giorni. Ai bimbi degli sfollati oggi sono stati donati dei giochi raccolti dalla popolazione. I più piccoli giocano sull'asfalto, su quella strada dove passavano migliaia di macchine al giorno, diventata ora la piazza dove si ritrovano gli abitanti della zona. Veniamo al fronte economico e scegliamo di raccontare, non è la prima volta, è una piaga costante del nostro paese, quel che è il lavoro in nero, quel che non emerge in termini di contributi e di regolarità e soprattutto quel che manca nelle casse dello Stato in questi tempi, in vista, dicevamo, dell'autunno caldo, non è certo un gettito banale da considerare. Di solito sono i campi, i cantieri, i capannoni o le case degli italiani. È lì che si nasconde la maggior parte dei lavoratori cosiddetti invisibili, quelli che prestano la propria attività lavorativa senza che INPS, INAIL o il fisco ne sappiano nulla. Per la precisione, in Italia nel 2017 si contavano circa 1,5 milioni di lavoratori in nero, 200,000 in meno rispetto al 2016-2015. A dirlo è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che spiega come gli occupati sconosciuti a livello previdenziale e fiscale causino un mancato gettito allo Stato stimato in 20 miliardi e 60 milioni di euro, praticamente quanto una cospicua manovra finanziaria. Fra le oltre 160,000 aziende controllate l'anno scorso dall'Ispettorato del Lavoro, più di 103,000 presentavano forme di irregolarità per almeno un occupato. Stiamo parlando del 64,54% del totale. Dove per irregolarità non si intende solamente il lavoro completamente in nero, ma anche quello parzialmente sommerso, come per esempio i contratti part-time,
che invece risultano a tempo pieno. Ci sono poi i casi di elusione dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali. Uno dei settori che da sempre favorisce maggiormente lo sfruttamento del lavoro sommerso è quello agricolo. Grazie alle nuove sanzioni più pesanti in materia di caporalato, nel 2017 sono state denunciate 94 persone, arrestate 31 e individuati 387 lavoratori vittime di sfruttamento. Nei primi sei mesi di quest'anno sono state 60 le denunce e quasi 400 i lavoratori coinvolti. Il ritorno dei voucher previsto nel decreto dignità potrebbe dare una mano a evitare tutto questo sommerso. Non ha aiutato invece, secondo il presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, la depenalizzazione del reato di intermediazione fraudolenta di manodopera, contenuta nel Jobs Act. Ci sono ferite ancora aperte e bisogna assicurare giustizia alle vittime. Così poco fa il primo ministro irlandese si è rivolto direttamente a Papa Francesco, che questa mattina, come sapete, è atterrato a Dublino. L'incontro con le famiglie del mondo, era quasi 40 anni che l'Irlanda non riceveva la visita di un pontefice, che sarà diversa da tutte le altre, perché diversa da molte altre è la storia drammatica di pedofilia della Chiesa irlandese. Il dramma degli abusi sessuali dei preti pedofili, il tema della famiglia e dei sacramenti per i divorziati, argomenti ancora più dirompenti nel dibattito quando affrontati in un paese fortemente cattolico, dove però i diritti civili si sono fatti strada. È arrivato in Irlanda questa mattina Papa Francesco per una visita di due giorni, la seconda di un pontefice in quasi 40 anni. È atterrato a Dublino per partecipare al nono incontro mondiale delle famiglie. L'agenda prevede gli incontri di rito con le autorità, una visita alla cattedrale di St. Mary e poi al santuario di Knock. Sono contento di tornare dopo 38 anni in Irlanda, dove sono stato tre mesi per praticare l'inglese, ha detto Papa Francesco, ma la sua non sarà una visita facile. Il paese infatti è stato fortemente segnato dallo scandalo dei preti pedofili, un vaso di Pandora scoperto negli anni 90, ma si poteva andare indietro di decenni seguendo il filo degli abusi di potere, non solo sessuali, da parte delle istituzioni cattoliche. Verità per le vittime degli abusi, recitano le installazioni luminose proiettate ieri sul General Post Office di Dublino. Il Papa incontrerà le vittime in massima riservatezza, non si sa ancora dove e quando. Darà loro speranza, ha detto il cardinale Parolin, ma per Papa Bergoglio non si prevede il bagno di folla che accolse Giovanni Paolo II nel 1979, quando un milione di persone andò a festeggiare il pontefice. Nel frattempo c'è stato il rapporto del magistrato Murphy, che fece storia perché denunciò gli abusi dei preti pedofili e anche perché al Vaticano, per almeno un lustro, trovò un muro di gomma ogni volta che bussava, fino a quando nel 2010 Benedetto XVI condivise lo sgomento degli irlandesi. E poi oggi l'Irlanda è un paese diverso che ha approvato diritti civili come il matrimonio per le persone dello stesso sesso e l'interruzione volontaria di gravidanza, diventata legge proprio questa primavera. Lo sa anche il Papa, che non a caso nella due giorni promuoverà la sua dottrina per le famiglie non tradizionali, aprire alle coppie irregolari e ammettere, valutando caso per caso, i divorziati risposati ai sacramenti. Nell'allarme di molte organizzazioni internazionali si parla ormai già apertamente di crisi migratoria venezuelana. I numeri sono importanti, così come drammatica e importante la situazione politica, economica e anche di ordine pubblico in Venezuela. Non c'è più niente in quel paese se non il regime di Maduro e le sue restrizioni. Si prova a fuggire in ogni modo e dunque i paesi del Sud America confinanti cercano di controllare e di evitare che le persone scappino. Ma poi ci sono le immagini appunto dei cittadini che vanno via con ogni cosa, in ogni modo, e la situazione anche nei numeri comincia a essere davvero preoccupante. L'allarme è stato rilanciato oggi dalle Nazioni Unite. La crisi migratoria in Venezuela è destinata a peggiorare e a trasformarsi in vera e propria emergenza, come nel Mediterraneo negli anni scorsi. Un dato su tutti: dal 2014 hanno abbandonato il paese sudamericano oltre 2 milioni di persone, 800.000 sono nella vicina Colombia, dove hanno un permesso di soggiorno temporaneo. Scappano dal regime di Maduro, ma soprattutto dalla povertà creata dalla crisi economica venezuelana. L'inflazione galoppa e non dà tregua, il PIL crolla, cibo e medicine sono introvabili se non sul mercato nero a prezzi improponibili per il 90% della popolazione. La maggior parte dei venezuelani che lascia il paese vuole restare in Sud America, entra in Colombia e Brasile, che dopo le prime ondate si sono trasformati in paesi di transito, attraversa l'Ecuador per poi andare in Perù, Cile e Argentina, le destinazioni finali. Una rotta che sta creando gravi tensioni. Pochi giorni fa ci sono stati scontri in Brasile,
dove i locali hanno attaccato un campo profughi. Per questo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, vuole istituire un team speciale per coordinare una risposta regionale alla crisi. Ma intanto il Perù ha annunciato che per motivi di sicurezza da oggi sarà più difficile per i venezuelani entrare nel paese. Non basterà più la carta d'identità, ma servirà il passaporto, documento che in Venezuela nessuno può permettersi, visto che costa quasi $300. Le autorità di Lima spiegano che così facendo cercano di evitare che in Perù entrino membri di gang criminali, come è successo 3 giorni fa con un gruppo che aveva facilmente falsificato la carta d'identità venezuelana. L'Ecuador aveva fatto lo stesso, ma ieri, un giorno prima dell'entrata in vigore delle restrizioni in Perù, ha annunciato la sospensione della misura e l'apertura di un corridoio umanitario per evitare caos e panico tra i migranti. Dunque, si è spento a 80 anni a Livorno, dove viveva da tempo il coreografo britannico Lindsay Kemp. Nato in Inghilterra 80 anni fa, Lindsay Kemp è stato uno dei protagonisti del teatro e del balletto contemporanei. Gli spettacoli del suo Live in Theatre, incantati, acrobatici, disinvolti, orientaleggianti, anticonformisti, il più famoso resta Flowers, diventarono negli anni 60 un punto di riferimento dell'anticonformismo culturale alternative. Ballerino, coreografo, costumista e mimo, Kemp ha avuto Marcel Marceau come maestro. Tra gli artisti influenzati dal suo modo esibizionista di stare sul palco, a cominciare da David Bowie all'inizio degli anni 70. Da sempre molto legato all'Italia, aveva scelto di vivere proprio a Livorno sul mare. Diceva che gli ricordava Liverpool, la città del padre marinaio. Siamo al calcio, è davvero un sabato di anticipi importanti, perché vedremo squadre che non abbiamo ancora visto all'esordio stagionale, come il Milan e dunque Higuain con la maglia rossonera. Destino vuole che faccia il suo esordio proprio sul campo del Napoli, ma prima ci sarà la prima allo Juventus Stadium per Cristiano Ronaldo. Da avversario non ha risparmiato dolori ai tifosi bianconeri, 3 gol nelle 4 partite giocate a Torino. Sarà alla Lazio il compito di togliergli il primo gol in bianconero. La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium colloca inevitabilmente in secondo piano i temi di questa Juventus-Lazio. I tifosi hanno ancora negli occhi la prodezza inrovesciata nella sfida di Champions, che valse all'asso portoghese una generale standing ovation. Massimiliano Allegri, sollecitato neanche a dirlo sul debutto casalingo dell'asso portoghese, ha però smorzato ogni euforia, riportando CR7 tra gli umani. Può capitare che venga anche in panchina e magari poi dopo farli fare mezz'ora, soprattutto perché avremo tantissime partite, soprattutto perché ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare. Ora gioca, poi vedremo più avanti. La vera preoccupazione del tecnico si chiama Lazio, ovvero la squadra che la scorsa stagione inflisse la prima sconfitta interna ai bianconeri dopo averla battuta 2 mesi prima nella finale di Supercoppa. In casa biancoceleste Simone Inzaghi, archiviata la sfuriata telefonica del presidente Lotito, che ha spopolato sul web, spera nel risveglio di Milinkovic-Savic e prepara adeguate contromisure per arginare Cristiano Ronaldo. Questo sabato di anticipi proporrà in serata Napoli-Milan, che segna il debutto casalingo per i partenopei e quello assoluto in campionato dei rossoneri. Una sfida che metterà di fronte i due grandi amici Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, rispettivamente tecnico e giocatore nel Milan trionfale dell'era Berlusconi. Grande attesa anche per il secondo ritorno da ex di Gonzalo Higuain dopo quello vissuto con la maglia della Juve e per questo già temprato ai fischi del San Paolo. I pensieri di Carlo Ancelotti e del suo Napoli invece vanno oltre il legittimo campanilismo. Sono tutte le i crismi di una serata molto molto interessante e speriamo per noi anche molto bella. Schietto come sempre invece Rino Gattuso, che non vede ancora in questo Napoli l'impronta dell'amico Ancelotti. Penso che sta provando a cambiare, però il Napoli di oggi assomiglia ancora a quello di Sarri, penso che ancora non ci ha messo mano al 100%. Ci fermiamo la pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque di nuovo insieme, il tempo per darvi i prossimi appuntamenti con l'informazione. Come sempre questa sera alle 20 il telegiornale. Noi, se volete, ci vediamo domani domenica alle 13.30 con il TG della 7. Grazie e una buona giornata a tutti voi.